Ma che è? Madonna! Ciao, allora scusate per l'intro, ma stavo iniziando a registrare, ho visto un mille piedi così, era un 100.000 piedi, che schifo! No? Ora è andato via, non lo so dove sia andato, cioè non lo so, io sono andata via, lui è andato via, siamo andati via tutti e due, non ci siamo incontrati, che schifo! Ok, quindi video acquisti, mini proprio perché non ho comprato tantissime cose. E allora, il primo acquisto che vi faccio vedere è questa, che è una make-up bag, una borsina portatrucchi. Io già li ho messi dentro, che fuori ha questa, diciamo, questi disegni stili parigini, quindi c'è la Torre Eiffel, la corona che non si sa perché, varie cose, insomma, vari disegnini carini, roselline, eccetera. Ed è lilla, violetti, cioè lilla qui e violetta qui. E invece all'interno ha questa tramatura un po' più lugubre. Però mi piace un po' più scura anche perché non si sporca con i trucchi, perché a me spesso e volentieri, non so se capita anche a voi, mi trovo matite, rossetti aperti e dentro mi si sporca. E quindi ho preso questa. Questa l'ho presa in un negozio di cinese e l'ho pagata 2,50 euro. Poi sono stata da OVS e ho preso tre cose della Essence. Allora, il primo è questo, che è l'Essence Lash Princess, che questa è la versione volumizzante. Vi faccio vedere lo scovolino, a breve farò una quick review, è di questi un po' bombati. Vi avevo girato altri video quick review, vi metto qui il riquadrino con la playlist, di alcuni mascara della Essence, alcuni mi erano piaciuti, alcuni meno, quindi sono curiosa di provare questo e lo farò con voi direttamente. E io questo l'ho pagato sotto i 3 euro, quindi poi vi dirò, vi metterò il video qui se lo girerò. E, un altro prodotto che ho comprato è questa, che è praticamente questo, che è un correttore, si chiama All About Matte. Io ho preso il numero 10 che è il matte beige e ce l'ho su adesso. Considerate che io non ho luci, ho solo luce naturale sparata ed è praticamente una fessura della finestra perché verrebbe sparata altrimenti, quindi non so quanto si veda, ma l'effetto non è malaccio. Girerò anche di questo un video quick review e ve lo metterò qui, vi metterò qui un sacco di video, quindi cliccate. Anche questo pagato sotto i 3 Io ho euro, ho preso preso l'ultimo pezzo della Essence che è questa Long Lasting, ce la posso fare? Long Lasting. Mi sono mezza raffreddata, quindi Long allora, Lasting Lip Liner sarebbe una matita per le labbra che ha questo bel colore. Ve lo faccio vedere meglio. Mi piace da matti. Non ho rossetti di questo colore, mi piace, mi piace, mi piace. Questa è la numero 7 Plum Cake ed è sullo stile Kylie Jenner, una delle sorelline Kardashian che da poverina, da brutta una troccola, si è diventata una figa da urlo. È la dimostrazione che la chirurgia estetica fa veramente dei miracoli. Comunque ho preso questa e mi piace perché è sullo stile, diciamo, dei rossetti che utilizza lei, mi piacciono molto. Poi sono stata da Sephora. Ci sono stata perché fra una settimana sarà il mio compleanno. Yeah! E mi era arrivato il tagliando con vieni a ritirare il tuo regalo di compleanno e l'ho ritirato. Apro prima i regali di compleanno, ma tanto non è come Natale, no? Che li devi aprire a mezzanotte, quindi chi ci frega. E allora mi hanno regalato questo, questa è la confezione, praticamente sarebbe un blush, un duo. Questa è come si presenta la confezione e qui è molto molto carino, mi piacciono molto i regali di Sephora. Finalmente dopo che uno spende per anni 2 miliardi e mezzo ti fanno dei regali. E questi sono i due blush molto carini. Ce n'è uno aranciato con scritto Happy e un altro rosato con scritto Birthday. È dal video non si vede bene. Lì si vede troppo rosino smorto. Invece è un bel rosino, non mi sta male. Quindi ecco questo. Poi, visto che ero lì e volevo provarlo, diciamo che ho fatto questo video acquisti per fare tantissime quick review perché ero curiosa di provare tantissime cose. E quindi ho detto: Ok, le prendo così le faccio vedere e poi facciamo anche insieme dei test, così ci scambiamo dei consigli. Anzi, se voi avete provato queste cose o avete altre cose che avete provato con cui vi siete trovate bene, lasciatemi dei commenti sotto perché per me è veramente un video scambio, non è che io voglio fare la professorina, assolutamente, li provo con voi. Spero di non prendere cantonate o trambate. E dicevo, e poi ho preso questa che è una maschera viso all'avocado, all'avocado, di quelle in tessuto, e che ha la particolarità di essere nutriente e riparante perché. Perché in questo periodo sto lavorando molto e sono molto stressata, quindi ne risentono i capelli, viso, unghie. Infatti, non sto mettendo lo smalto. Quindi ho detto: prendiamo una cosa che mi nutra, spero. E quindi questa la proverò con voi. E poi sono uscite sia le maschere per i piedi, che le maschere per le mani, che invece queste le voglio provare. E ho preso sempre questa nutriente riparatrice perché sarebbero praticamente simili. E, sempre all'avocado, quindi vi farò un video uno e uno, ve li metterò qui.
qui quello per le mani e qui quello per il viso, quindi cliccate, in cui li proverò con voi e vedremo se realmente valgono. Allora, queste io le ho pagate tutte e due, cioè l'una, 3,90 euro. Se dovesse essere buone vi farò sapere. Ok ragazze, video molto veloce, volevo condividere con voi questi acquisti, spero che il video vi sia piaciuto, se sì iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Bacione grandissimo, ciao!